Saluto amici di recordinggame.it, sono Mapo. Oggi dal vivo per parlarvi finalmente di quell'evento di cui discutevo un paio di settimane fa circa in quel video. Vi ricordate le sfide con gli amici Xbox, dove ho corso con l'F40 competizione contro Jan Dutz e Wakeless Chair? Vi ricordate? Avevo parlato, poi l'ho fatto anche nei video a seguire, di questa sfida che volevo organizzare appunto con questa macchina, l'F40 competizione, nel circuito di Sebring, praticamente una sorta di time attack, un giro veloce. Da quando l'ho accennato poi mi avete chiesto un po' in tanti in cosa consistesse, che tempo bisognava fare, perché giusto per confermare, questo sarà un time attack. E voi direte: perché non una semplice gara? Perché è un po' più semplice organizzare un time attack dove ognuno può mettersi a giocare quando vuole a casa propria e inviare il proprio video poi a me. In seguito vi dirò anche come. E poi in questi giorni ho in mente i time attack perché, seguendo il gruppo Facebook che si chiama Forza Motorsport Time Attack di Maurizio Bonaccina, ovvero Mononeurone come gamer tag, mi è venuta voglia, quindi sono stato, diciamo, ispirato da, appunto, da quello che fa lui, dalla modalità in cui funzionano i time attack, la comodità soprattutto nel giocarci. Tagliando corto vi spiego un po' la sfida. Allora, ho girato a Sebring, vi ricordate quella Formula 1, la 641, la Ferrari del 1990, quella che si è visto negli ultimi due video, anche nel confronto con la MotoGP di Marc Marquez. Mi ero messo a girare con quella macchina e ho fatto a Sebring un tempo di 1.40 e qualcosa, 45. Ok, vabbè, quella macchina lì è assurda, infatti ha dato anche alla MotoGP, mi sembra, 22 secondi abbondanti, questo era Mugello. E allora mi sono detto: facciamo a Sebring una sfida, chiaramente non può essere alla pari, però cerchiamo di fare un tempo idoneo all'F40 competizione. Allora, la Formula 1 ha fatto 1.40, diamogli un margine di 15 secondi e con la Ferrari F40 l'obiettivo è di riuscire a fare un tempo di 1.55. Alto, basso, basta che ci sia scritto 1.55. So che molti di voi hanno provato già a fare dei tempi, magari sono anche un po' più alti di questo tempo che io sto richiedendo. Io stesso, sinceramente, non vi dico quanto ho fatto, però non è facile arrivarci a 1.55, però vi dico che è possibile, questo sì. Una cosa importante da dire è che i giri si possono fare anche sporchi, ovvero vi ricordate il triangolino in alto a destra di quando si esce fuori pista, anche magari solo con una ruota, a volte il gioco ti penalizza e ti segna il giro come sporco. Ecco, siccome voglio lasciare questa cosa, almeno per la prima volta, il primo evento, lasciarlo aperto un po' per tutti, allora ho deciso di accettare qualsiasi giro, anche sporco, ammesso che proprio non si faccia un'escursione nel prato con tanto di grigliata e birre varie. Ok, adesso scendiamo in pista, vi faccio vedere un giro senza farvi vedere il tempo, ma giusto per darvi dei riferimenti su come affrontare questo circuito con l'F40 competizione. Andiamo in cabina di regia. Ok, eccoci in pista. Allora, arriviamo lanciati dal curvone finale, si parte. Andiamo a mettere fino alla quarta marcia e stacchiamo quasi a fine muretto, un po' prima. Terza marcia, bisogna stare abbastanza vicini alla linea gialla. Lasciamo la terza fino al limite, staccata seconda, direi di lasciare la seconda e far scorrere la macchina in questa curva. Contro curva, stare più largo possibile per poi ristringere a sinistra lasciando sempre la seconda. E via su questo rettilineo, seconda, terza e quarta. E attenzione al punto di staccata se non usate le linee di traiettoria. Guardate i birilli, appena ci sono i birilli si frena. Prima marcia, si sta larghi e si entra molto stretti cercando di non prendere il cortolo. Via con la salita delle marce. Terza e quarta. Non si lascia mai il gas e ancora attenzione ai birilli. Eccoli qua, appena si vedono i primi si frena e di nuovo prima marcia. Questa è venuta un po' larga ma fa niente. Attenzione a questa, bisogna lasciare la seconda e dosare il gas, tipo a metà tre quarti, fino a mettere poi la terza. Qui si sta larghi e si entra in seconda, questa è una curva abbastanza difficile da interpretare, perché bisogna stringere il più possibile. Di nuovo terza, quarta, senza lasciare il gas. L'importante è stare stretti e non andare larghi. Appena finisce il cordolo si stacca anche un po' prima, seconda marcia. Si accompagna questa curva lasciando sempre la seconda fino anche a questa, e qui bisogna cercare di stringerla il più possibile, più di quello che avete visto, e via col rettilineo finale fino alla quinta marcia e attenzione all'ultima curva. Si fa abbastanza in tre tempi l'ultima curva.
Allora, scalata prima di entrare, si tiene la quarta, dopo si accompagna verso l'esterno la terza, si stringe ma non troppo e si stringe ancora in seconda alla fine. Non so se ci avete capito, però ci vuole un po' per impararla. E di nuovo, terza, quarta e si chiude il giro. Ok, torniamo in studio. Ok, siamo tornati. Allora, il giro è stato questo. Non è assolutamente impossibile fare quello che avete visto nel video. Tra l'altro avete visto un giro dove non ho dato il mio meglio. Un giro, diciamo, medio, che potrebbe essere quello del passo gara. Importante ovviamente non fare errori. Poi ogni curva, ogni staccata, ogni traiettoria si migliorerà col tempo. L'assetto che avete visto in questo giro è il mio ed è condiviso. Molti l'hanno già scaricato perché ne avevo parlato in altri video. E lo potete cercare come F40CRG. Mentre parlo, intanto vi faccio vedere anche i parametri, in modo che se non volete scaricarlo potete replicarlo sulla vostra console e potete nel caso aggiustare i parametri a vostro piacimento. Ci tengo anche a dire che questo l'ho costruito insieme a Peppe SR, conosciuto sempre grazie a Facebook, anzi in realtà lui ha trovato me grazie al primo video su come elaborare e regolare la messa a punto della Golf. Ci abbiamo lavorato insieme una sera vedendo quello che andava bene a uno, quello che andava bene all'altro. Lui poi so che l'ha riadattato a suo piacimento partendo sempre dai valori che ho messo io. Ognuno ha ovviamente il suo modo di guidare e il suo farsi andare bene le macchine e la configurazione. Comunque, se volete, l'assetto è scaricabile al nome che vi ho appena detto. Adesso passiamo alla parte tecnica, ovvero come registrare il video. Non mi va bene il replay, questo è il concetto. Perché non mi va bene? Non perché sono rompipalle, ma semplicemente perché nel replay non si vede il cronometro e io voglio che si veda il cronometro, perché non mi basta andare a vedere in classifica il vostro miglior tempo che avete realizzato a Sebring, devo vederlo proprio nel giro registrato. Se ovviamente avete registrato una gara, non so, di 4-5 giri, mi farete poi presente, vi dirò come, il giro in cui avete realizzato il vostro miglior tempo, cioè quello da tenere in considerazione. Ci tengo a dire che tutti i video saranno pubblicati, anche quelli che girano sopra i 2 minuti ad esempio. Sì, è una gara, nel senso dove vince quello che va più veloce, però è più un modo per entrare in uno dei miei video e in sostanza poi io mi mixerò un po' le vostre prestazioni, anche se ancora non ho ben definito come, sarà tutto un mistero anche per voi ma anche per me, e farò vedere appunto il vostro miglior giro senza fare discriminazioni con nessuno. Quindi se non sapete come registrare una clip su console, ve lo faccio vedere subito. Allora, tasto home, andate a destra nella parte di acquisizione, andate su acquisisci. Se in alto vedrete registra fino a 10 minuti, significa che registrerete sul vostro disco interno della console. Invece nel caso abbiate collegato un disco esterno come me, che deve essere almeno 120 giga USB 3, allora potrete registrare fino a 1 ora. Io adesso non posso premere su registra perché sono in streaming con la Xbox e blocca la registrazione. Comunque basta che premete e parte tutto quanto. Quando avete finito, ritornate col tasto home in questa sezione, fate interrompi. Invece di avere registra fino a 10 minuti avrete interrompi acquisizione. Una volta interrotta, la clip sarà creata e se andate in acquisizioni recenti la vedrete subito in alto. Premendo sulla clip si potrà fare la condivisione su Xbox Live e questo sarà ovviamente pubblico. Quindi poi mi dovrete segnalare che avete caricato questa clip, indicandomi anche il giro veloce tra tutti quelli che sono stati inclusi nella registrazione. Un altro modo invece è che se registrate su disco esterno, trasferite il vostro file MP4 su PC e poi lo condividete o sempre tramite l'app Xbox, oppure anche me lo potete inviare con WeTransfer e vi faccio vedere come fare. È molto semplice: andate su WeTransfer.com, inserite la vostra email come emittente, quella del destinatario che è la mia, ovvero info@recordinggame.it, caricate il file e scrivete un messaggio dove mi indicate il vostro gamer tag e il giro veloce tra quelli presenti nella clip. Consiglio anche di mettere il nome file nello stesso modo, ovvero chiamarlo col vostro gamer tag più il giro veloce indicato col numero. Ok, quindi partendo da oggi che è venerdì, vi lascio 2 venerdì fino al 5 ottobre compreso, quindi fino alla sera, potete registrare le vostre clip, inviarle tramite i due
strumenti di cui ho appena parlato, ovvero la condivisione su Xbox Live oppure WeTransfer, e comunicarmi soprattutto che l'avete fatto. E potete farlo su Facebook, perché ho anche una pagina Facebook, recordinggay.it, che ultimamente mi sta abbastanza fruttando come, diciamo, sviluppo del mio pubblico, oppure semplicemente con la chat Xbox mi scrivete: ho caricato questo video, mi date i dettagli che ho richiesto, o come ho detto prima scrivendomi all'email info@recordinggame.it. Quindi scaricate l'assetto se non volete farvelo per conto vostro, incominciate a girare su Sebring e vedrete che ce la potete fare anche voi. Il punto migliore invece dove chiedere spiegazioni su questo evento direi che è tramite i commenti di questo video, così che anche tutti gli altri possano leggere e comunque partecipare, oppure di venire a conoscenza loro stessi di informazioni scritte così in questa specie di chat dedicata al video. Il tempo di 1:55 non è semplicissimo, ma è fattibile. Non chiedetemi in quanto sto girando io perché non ve lo dico, ripeto, è fattibile. Ok, detto tutto, spero di non avervi annoiato, anzi spero di avervi un po' allettato con questa cosa, spero che vada bene e vedremo anche in quanti parteciperanno. Un saluto da Mapo, ciao!